Siamo nella pausa tra primo e secondo tempo. Che partita è stata? Ma tutto sommato una bella partita, diciamo che è mancato solamente il gol. Ci ha fatto soffrire un po' il Catania a fine partita. Ma diciamo che comunque il Catania è una squadra costruita per vincere. E il Messina è, penso che debba puntare appunto alla salvezza, quindi c'è un divario enorme tra le due squadre, però non ci resta che goderci il secondo tempo. Cosa ti aspetti nel secondo tempo? Ma penso comunque a due squadre più aperte e mi auguro qualche gol, perché dico allo stadio dico devi andare per vedere i gol. Una vittoria importantissima. Assolutamente, ci rincuora sia perché sono in due partite 6 punti e quindi una spinta per la salvezza, e poi perché dico l'ambiente si ricompatta, anche perché una vittoria col Catania fa bene anche a tutta la tifoseria. Sciotto allora ha avuto ragione a non sostituire Modica. Sì, sicuramente il mese di novembre è stato un mese eccessivamente pieno di partite, e quindi sicuramente i ragazzi erano provati da un periodo sicuramente molto, molto stressante, per cui Modica secondo me non andava cambiato in ogni caso, a prescindere da queste due vittorie. Invece una domanda su Ragusa, oggi ci ha fatto arrabbiare. Ragusa ha cominciato con l'annata con un infortunio, per cui deve anche riprendere il ritmo delle partite, essere, come dire, in piena forma per poter dare il meglio di se stesso. Comunque sicuramente migliorerà tutta la squadra, come diceva Modica, a dicembre vedremo il vero Messina, lo cominciamo a vedere. Una vittoria importantissima. Molto importante, molto bella pure. Vincere col Catania ha un gusto eccezionale. Diciamo che ha lo spirito di un derby che è sempre stato sentito. A questo punto con due vittorie di fila possiamo salvarci con più tranquillità. Io la direi che intanto è bene vincere più partite di fila e cercare sempre di fare meglio. Sempre. Forza Messina sempre. Allora Sciotto ha avuto ragione a non sostituire Modica dopo le 5 sconfitte. Ha avuto un bel coraggio, speriamo che questa scelta pagherà fino alla fine del campionato. Due vittorie consecutive sono importanti. Certo, assolutamente, speriamo ora di fare il tris col Potenza. È importantissima, siamo contentissimi. Ragazzi, una vittoria importantissima oggi. Molto importante, soprattutto contro questi avversari.